Io sono ancora nel periodo di riposo, meritato, e direi che, come la squadra maschile hanno fatto il massimo, giustamente, è indiscutibile, è una fortuna per tutta la federazione poi alla fine. E invece come la squadra femminile, ci sono state piccole cose che mancavano, ma sommando queste piccole cose ci è mancata quella sicurezza dell'anno scorso che abbiamo trascinato fino alla medaglia d'oro. Perciò direi che dopo il riposo, ancora un paio di settimane, io direi che io ricomincio con la mia attività. E cambierò nel mio, per esempio, io dico di me. Cambierò un pochino degli elementi della tecnica che non erano il massimo, non erano quelle giuste per la vincita, facile. Perciò direi che la testa adesso è abbastanza sgombrata per avere la strada più dritta e più aperta per Rio. L'unica cosa è che io spero che anche le ragazze faranno un pochino di somme e magari cambiamenti che servano per migliorare, perché senza cambiamenti, cioè senza modificare, migliorare la nostra tecnica, non è che si può andare avanti. Rischiando possiamo fare tante cose, non rischiando e rimanere sempre nello stesso livello, rimaniamo sempre lì. Ecco, quelle che non vogliono rimanere con stessi errori nello stesso livello, per questo è che probabilmente vado ancora avanti. Questa insomma è una notizia bella, parte un nuovo quadriennio, insomma la convinzione, cioè hai detto ci penserò, ci hai pensato, la notizia è che insomma puntiamo Rio, per te sarebbe l'Olimpiade numero 7, Settima. No, non male. non male, però devo arrivarci, perciò per non andare troppo avanti, intanto metto la base, faccio un po' di cambiamenti, giustamente, me lo faccio in automatico, i movimenti, poi la metto in gara, cioè è una cosa, ricomincio come la fondamenta per nuova casa, la faccio una nuova casa adesso per questi 4 anni, perché così come era adesso non era male, però qualcosa mancava. Perciò magari quelle spifferi che nelle finestre o qualcosa del tetto che non era ben saldo, probabilmente qualcosa mancava. Perciò adesso me lo costruisco nuova. Senti, e non guardando troppo avanti, ma guardando invece giusto al prossimo anno 2013, quali saranno gli appuntamenti e gli obiettivi per Natalia Valeva? Io direi che con indoor io vado d'accordo, perciò mi preparo per indoor. Magari non faccio tutte le gare degli italiani e di quelle di casa, però mi preparo e direi che dovrei essere pronta. Non vuole dire che sarò pronta, però mi faccio tutto possibile che con tutta l'esperienza che ho, la testa adesso è più, non dico calma, ma meno stressata, perciò me lo programmo per bene. Hai ancora molta voglia di tirare, insomma. Era questa forse la domanda che ti volevi porre in questi mesi dopo Londra. Ho ancora convinzione, motivazioni e voglia? Mi sembra di capire di sì. Natalia Valeva ancora una gran voglia di tirare. Cioè, la mia voglia è mai andata via. L'unica cosa è che le vincite mi danno le conferme del mio lavoro, le perdite mi danno da pensare che cosa ho sbagliato. Perciò adesso ho capito i miei sbagli, gli sbagli della squadra. L'unica cosa che posso fare è cambiare tutto questo. Perciò io riesco e cambio le cose per non ripetere gli stessi errori. Ciò significa che vado avanti. Natalia, ti chiediamo ancora un'ultima valutazione invece dell'Olimpiade. Hai detto i ragazzi hanno fatto il massimo, hanno trovato quello che poi è il vero segreto, insomma, che tutte le condizioni vadano bene, che ci sia la fortuna, che ci sia la bravura, che ci sia tutto al posto giusto nel momento giusto. Tu come hai vissuto la vittoria di Marco, Michele e Mauro? Insomma, è stata sicuramente una grande emozione. Sono veramente contenta e felice per i maschi che sono state omogenee e si vedeva la squadra, erano lo spirito unito, così come eravamo l'anno scorso noi la squadra. Tutti ci dicevano ah, c'era la differenza perché c'era la squadra. Se quest'anno qualcosa a noi è mancato lo cambieremo, però sono veramente felice per loro, anche per la federazione, che abbiamo la medaglia d'oro, è il massimo che si può avere. Io direi che hanno fatto la magia, cioè veramente, però
unendo tre forze, perché tre maschi sono forti. Con le femmine dobbiamo ancora far crescere un po' le ragazze per sostenere lo stress lì, quando quel serve una freccia in più o un punto in più. Ecco, invece i maschi abbiamo tante persone solide e anche stagionate. Le ragazze dobbiamo ancora preparare. Un'ultima battuta: con la federazione c'è stata un'altra bellissima occasione di promozione di questa disciplina, il film della Disney The Brave, di cui sei stata madrina. L'hai visto in anteprima in esclusiva, poi in quest'estate lo abbiamo accompagnato in tante piazze, abbinando proprio il film all'avvicinamento, alla prova del tiro con l'arco per i ragazzi. Direi che è stata una bella occasione. Un tuo giudizio sul film e su questa ulteriore iniziativa che aiuta a portare ancora più i giovani a tirare con l'arco. Il film è bellissimo, veramente. Sono andata a fare questa manifestazione portando i miei figli. A parte, cioè, mi divertivo per me, come la persona, perché proprio era magico con la foresta, così, cioè, veramente magico come il film. E non era solito canzoncini di Disney che, ah, bella, come si chiama, principessa, tutto il castello. Invece era tutto, insomma, un pochino da brivido. I miei figli, cioè io ho portato i miei figli che si sono divertiti anche loro. Io direi che ho fatto due in uno, cioè promozione sì, perché mi hanno chiesto, ma anche portando i figli, perché comunque cerco di portarli tutte le volte che posso portare con me. In gara no, perché in gara vorrei fare 100% atleta, però nelle altre manifestazioni sono state veramente contente, anche con le esperienze diverse che hanno avuto, perché mettendo le parrucche io ho visto i miei bambini accendersi, da che queste qua avranno qualcosa da dire, che la mia mamma non è normale, ma la mia mamma fa atleta. Ma tu ti senti un po' come la protagonista, ribelle? Beh, se io ho cambiato la mia vita sposando il ragazzo italiano e che siamo conosciuti a tirare con l'arco nelle gare internazionali, direi che se fosse rimasta sempre in Moldavia avrei diversa la vita adesso. Però siccome ho deciso che era, mi sembrava che era il mio destino, io direi che più fortunata di così, 20 anni di carriera a alti livelli, 3 figlie, marito, cioè vuol dire che e sono ancora qua, io direi che più fortunata e ribelle di così non ci sono poche.